una nuova giornata e vai. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Master Dash. Oggi siamo su un nuovo vlog tutorial, posso dire. Allora, Filippo mi ha chiesto: fai un video dove spieghi come registri i video. Benissimo, va bene, passiamo al computer. Ok ragazzi, come vedete siamo sul computer. Allora, come vedete io sto, come vedete qua in centro ho 6 app: Camtasia Studio 9, OBS Studio, Bandicam, BlueStacks, Vegas Pro 14 64 bit e Adobe Photoshop. Allora, iniziamo da come registro. Allora, intanto io sto usando OBS, che sarebbe, vi dico già una cosa, se arriviamo a 5 like aggiornerò il video e ci metterò i link in metterò i link in descrizione per scaricarli. Sempre nel computer, non vanno sui tablet, sui telefoni. Ok? Allora, prima di tutto vi devo dire che dovrete poi modificare tutte cose. Ad esempio, vedete, io ho aggiunto dispositivo di cattura video, webcam, cattura schermo, come vedete che ci sono tutti i cosetti di schermo, no? Cattura audio di entrata. E poi ci sono tutte altre cose, e poi i tasti GDD, quelli per usare A tipo per registrare, B per fermare il video. Ovviamente uso Camtasia 9 per editare i video, perché adesso questo qui, Camtasia 9, è una demo, praticamente me l'hanno data solo per 30 giorni. E come vedete c'è New Project, New Recording, Open Project. Praticamente New Project, puoi fare un nuovo... puoi creare un nuovo progetto, New Recording, puoi registrare anche con Camtasia Studio 9 con anche la webcam e tutto l'audio a posto, e Open Project apri un progetto tuo. Se adesso noi andiamo su New Project, aperto, come vedete avete visto 17 giorni, no? Allora, praticamente questo è Camtasia. Se noi vogliamo ad esempio fare un video, lo possiamo comunque editare qui, no? Adesso poi non vi spiego come lo edito perché ci vuole anche tempo. Poi uso Bandicam, che questa qui mi piace molto, soltanto che è una demo e la uso e registra solo per 10 minuti, come appunto OBS registra anche più di 10 minuti, anzi credo durata, appunto qui ho messo 1350 ms. Adesso non so cosa sono. Poi BlueStacks, credo che lo sapete tutti, BlueStacks serve per avere i giochi sul computer. Poi per editare, questo qui però molto un pochino da grandi, Sony Vegas Pro 14 64 bit. È un programma molto che molto difficile, man mano che poi ci impari diventi sempre più bravo. Aspettiamo un attimo che si apra. Come vedete adesso sono tipo un po' lagato. Ecco, come vedete c'ho qui. Se andiamo su facciamola così, ecco. Come vedete posso mettere i video di Bandicam, o magari con ad esempio questo qui. Ecco, questo qui lo metto qui. Yes. Tipo lo faccio andare. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Master Dash. Oggi siamo per la prima volta su un video sulla Wii U e Adobe Photoshop, che lo devo ancora un pochino usare anche per inserire le immagini ritagliate sui video. Ad esempio avete visto nel video di Geometry Dash, quando avevo finito il livello Viking Arena, che ho fatto, no? Ecco, tipo da scemo. E poi ci ho messo tipo la faccetta di Donkey Kong. Ecco, potrò essere un grande youtuber se metto ancora le immagini quadrate. E devo
devo mettere ritagliate. Anche poi se riesco anche le devo movimentare. Ad esempio con Vegas Pro poi si fanno tutti. E poi invece Adobe Photoshop puoi fare anche le copertine dei video, che adesso devo ancora un po' imparare, eccetera. Poi ragazzi, alcuni per scaricare i giochi su computer invece ci servono tre file: uTorrent, WinRAR, che è qui, e vado a cercare un attimo, no, WinZip, è WinZip proprio se lo volete, Flash Power, Player, non so cos'è, e basta. Questi tre app vi serviranno per scaricare file. Ad esempio, io questo qui adesso lo elimino, no? Elimino, che è Play With Me, che è una cosa facilissima da fare. Ma adesso vi faccio un esempio. Andiamo proprio a eliminarlo. Quando volete scaricare un gioco, scrivete come scaricare, magari in ita, download link in descrizione, no, così. Se ad esempio vi dirà che il file non ve lo riconosce, cioè non lo trovate o magari non ve lo apre, dovete scaricare per forza uTorrent o WinRAR o Flash Player. Player proprio è, ad esempio, Flash Player lo uso per usare New Super Mario Bros. Sul computer e Pebbles, solo quelli serve. Poi uTorrent e WinRAR sono quelli proprio quelli principali. Ad esempio, quando avete scaricato il gioco Play With Me, fate il tasto destro, estrai il file Play With Me, oppure estrai qui, non me lo ricordo, estrai il file Play With Me, e vi dovrebbe uscire tipo una cartella tutta piena di cose. Ok, aspettiamo che carica. Ok, come vedete qui c'è la nostra cartella, come vedete l'avevo cancellata, tranquilli. Entriamo dentro e c'è il Play With Me Data e Play With Me. Entrate dentro, schiacciate su proprio dove esce l'immagine e vi escerà questo. Come vedete la risoluzione, ad esempio è molto bassa, la grafica bassa, un display 1. E poi vi esce tutto così. E poi potrete giocare al gioco con... Qua vi chiede la grafica se l'avete chiara, proprio chiarissima. Ho scaricato Emily Wants to Play, no? Adesso ad esempio non me lo apre, perché adesso vedete che ho fatto, avete visto questa, no? Ho fatto tasto destro, estrae il file Emily Wants to Play e mi esce dalla cartella. Entro dentro e c'è Codex Emily Wants to Play, però ti dice il file immagine disco con Emily Wants to Play masterizzatore unità DVD, no? Per avviare la masterizzazione dell'immagine del disco fare clic su masterizza. Vi ricordo, no. Come vedete, se io apro setup exe, no? Però io a dire la verità ho un po' paura di installarla, perché io non lo conosco sto sito, a dire la verità. Non l'ho mai visto e né trovato su internet, quindi ci avrei un po' paura a vederlo, che tipo qualcosa del genere. Ok, passiamo al tablet. Ragazzi, siamo ritornati sul tablet. Allora, come vedete, per registrare sul tablet uso questo Mobizen, che è un'app molto buona. Le app che uso per registrare sono qui. Come vedete uso MP3 Omega Download Music, Mobizen Photo, Mobizen Az Screen Recorder e Power Director OR. Allora, queste app le potete trovare tranquillamente su Play Store. Come vedete esce Mobizen Screen Recorder e Mobizen for Samsung. For Samsung è per il tablet, come ho io, per il Samsung proprio di sé. E invece Mobizen Screen Recorder per qualsiasi, tranne per il Samsung ovviamente. E se invece volete cercare Power Director, lo trovate Power Director.
come vedete le trovate. MP3 Omega Download l'ho trovato anche qui, sempre su Play Store. Vediamo se lo trovo. Vi insegnerò come usare Power Director. Come vedete siamo entrati e ci sono tutte le mie cose che ho fatto, salvate. Veniva troppo lungo, se no. Spero che il video vi sia piaciuto. Come state, lasciate un like, mi dite, commentate, scrivete che sono le foto che ho fatto. E noi ci rivediamo al prossimo video. Tranquilli, che lo continuo anche perché mi sono dimenticato di dirvi che mancava l'app per fare le intro e come fare e tagliare, come si fa tutto. Confused,